Criptoaffezionati, bentornati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Oggi andremo a vedere un airdrop potenzialmente si aggira sui 10-15 mila dollari. Stiamo parlando della ZKEVM. In questo caso siamo su un progetto ZK Roll, ma adesso andremo a vedere il tutto. Mi raccomando, seguitelo passo a passo perché ci potrebbe regalare tante belle cose. Bene, proseguiamo con il progetto in questione, ovvero Scroll. Partiamo dal presupposto che comunque siamo in una fase davvero super early, quindi siamo nella, come c'è scritto qua, appunto pre-alpha testnet, quindi siamo davvero agli albori. E la cosa bella è che comunque il team si è già fatto vedere in faccia, ha fatto vedere gli eventi a cui sta andando, a cui sta partecipando, hanno fatto anche un meet, hanno comunque partecipato a un AMA, un MAA, di insieme a One Inch, Polygon, qualcosa di Ethereum, quindi insomma si stanno muovendo tanto. La loro mission qual è? Come c'è scritto qua, sono una chain nativa ZKEVM layer 2, quindi soluzione per Ethereum. Questo che loro vogliono fare è appunto andare a migliorare e implementare sempre di più la rete Ethereum, un po' quello che molti progetti in questo momento stanno venendo fuori sulla situazione del ZK, Sync and Company, stanno davvero costruendo tantissimo. Bene, adesso questo era solo per darvi un piccolo assaggio di quello che loro sono. Hanno delle documentazioni sparse sul loro blog, sul quale si può andare comunque a vedere gli aggiornamenti, comunque abbastanza in tempo reale, con le varie news, poi anche legato a quello che loro stanno facendo. Come potete vedere qua, la roadmap, giusto per prendere un attimo ad esempio, siamo nella fase 1, quindi fase 2, perché la fase 1 è finita poco fa, però è già stata superata la ZKEVM POC, siamo in ZKEVM Testnet. La fase 3 sarà il layer 2 Proof of Outsourcing e poi avremo la Mainnet. Non hanno messo ancora i quarter, però hanno annunciato che più o meno loro stavano pensando sul Q2 più o meno del 2023 di lanciare. Quindi queste fasi qua sono molto importanti per poter partecipare e per poter avere una potenziale eleggibilità appunto per l'airdrop. Hanno detto che avranno comunque un token, perciò qualcosina c'è e di concreto, ok? Quindi secondo me vale la pena andare a fare questi piccoli passaggi molto semplici qualche volta a settimana per essere appunto potenzialmente eleggibili successivamente. Bene, veniamo subito a noi e cominciamo con vedere i passaggi per poter aderire al nostro airdrop. Allora, come prima cosa, noi dovremo andare ad aggiungere sul buon MetaMask, come vedete qua, prealpha.scroll.io. Come sempre vi ricordo che vi metterò tutti i link sotto in descrizione. Qua che cosa trovate? Troverete layer 1 e layer 2, perché li stanno testando entrambi, quindi sono tutti in testnet ovviamente. Dovrete andare a aggiungerli su MetaMask, dovrete fare semplicemente add to MetaMask e poi vi si apre direttamente su MetaMask. Adesso a me non mi si apre perché, anzi no, vediamo un po' questo, mi si apre, ok, io li voglio aggiungere, ce li ho già infatti perché li avevo già aggiunti, aggiungi token e siamo a posto. Stessa cosa per quanto riguarda la testnet e gli altri due token. Quindi questo passaggio viene poi fatto direttamente. Successivamente dovremo andare a richiedere, come vedete qua sotto, il faucet. Qua ci sono sempre anche le vari passaggi, per male, quello sul quale bisogna andare ad interagire. Noi andiamo sul faucet, in questo caso per avere un TSETH 100 USDC dobbiamo fare sign in, che non è altro che fare il collegamento, autorizzare l'app, quindi collegamento con Twitter, e ci va ad airdroppare direttamente i nostri. Ok, io ce l'ho già richiesto, quindi devo aspettare 4 ore. Comunque semplicemente voi vi ritroverete, in questo caso questi non sono Matic ma sono ETH, è un po' buggato il buon MetaMask, e quindi ce l'avete direttamente qua. Avrete Scroll L1 Testnet, i vostri USDC e i vostri Ethereum. Una volta fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare il bridge da L1 ad L2, perché su L1 si ricevono i token, su L2 invece si va a swappare. Quindi successivamente, dopo, vediamo, io ce l'avevo già qua, vabbè, aperto, l'ho fatto ricaricare, è già collegato. Quello che noi dovremmo fare, quindi da L1 a L2 Scroll, dobbiamo decidere quello che vogliamo mandare e inviarli direttamente, quindi send pending confirmation, pagate le transazioni e in automatico vi porterà direttamente sulla L2. Successivamente a questo
Quindi come vedete è anche molto veloce come cosa, non è molto complicato. Successivamente a questo, chiudo, dobbiamo fare lo swap che trovate sempre, in verità, sempre di fianco, quindi bridge swap, ok, io ve l'ho già aperto qua, vabbè. In questo caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare da L1 a L2, perché lo swap è valido soltanto sulla L2, quindi facciamo lo switch del network. Io avevo già fatto un passaggio comunque come spostamento, in questo caso come vedete qua era già stato fatto, però dovete selezionare, vabbè io seleziono un 10 USDC, prima della supply vi verrà fuori che dovete approvarli, ok? Quindi approvate, pagate le fees, successivamente ci sarà la supply e da qua potrete far passare ovviamente il vostro swap. Quindi fate confirm swap, andate a modificare e pagare, eccolo qua, quindi a questo fate il posizionamento, vi si creerà questa posizione e siete a posto. Ok, avete già fatto il vostro passaggio dello swap molto 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 facilmente. Successivamente, finito questo, quello che dovremo andare a fare in questo caso è il bridge. Adesso io qua sono in fase di processo, ma posso tornare indietro. Anzi, me lo dovrebbe aver già passato, infatti me l'ha già passato. Quello che dovremo fare qua su RinkB dovremo andare a mettere un importo che vogliamo, scegliere la rete sulla quale vogliamo mandare, non so, possiamo fare anche Arbitrum per dire, vediamo un po' se me lo prende, ok, facciamo il send, confirm and send, ci fa pagare le fees, vediamo un po', ok, perfetto, è partita, di solito ci mette molto meno dunque ad accettare la transazione su scroll, invece sull'altro ci mette un pochettino di più, ma cosa che ci mette tanto in primo. Quindi ore, se non giorni interi. Successivamente a quello, quando viene completato, purtroppo non vi dà neanche, cioè in questo caso è buggato, non vi dà neanche la conferma della transazione. Quindi dopo un po' guardatevi magari il view on Explorer e da lì potete capire se comunque è arrivato oppure meno. Comunque lasciatelo aperto una giornata così intera almeno e poi fate la verifica. Finito questo e abbiamo finito tutti i passaggi al momento, dobbiamo passare al completamento del Docs Google. Docs Google noi dovremmo fare appunto which Ethereum address, cioè quale Ethereum address avete utilizzato. Quindi lo incollerete qua, metterete il vostro Discord handle qua sopra, perché ricordatevi dovete entrare all'interno del gruppo Discord che vi metto sempre qua sotto, valutare un po' la vostra esperienza su questi passaggi, su queste transazioni, che browser avete utilizzato. Io personalmente vi consiglio ovviamente Brave. Successivamente a Brave fate un'altra prova eventualmente su Chrome con magari un altro wallet, così almeno aumentate le vostre disponibilità. E poi che cosa vi è piaciuto di più, qua potete fare un po' quello che volete, ne potete mettere più di uno, anche tutti potete mettere, quindi scegliete un po' come volete e poi se avete trovato altre problematiche lo scrivete e la prova della problematica che avete riscontrato. Questo poi è finito completamente. Detto questo, io vi consiglio vivamente di farlo almeno quelle 2-3 volte alla settimana su ovviamente entrambi, come abbiamo detto, i browser, ok? Secondo me è importante così da aumentare l'eleggibilità e poi ovviamente avere più wallet whitelistati. E una volta fatto quello, siete a posto. Bene, cripto affezionati, abbiamo visto quindi questo video di come possiamo essere potenzialmente leggibili. Abbiamo visto che è fresco, quindi ci saranno degli altri passaggi da dover fare più avanti, ma siamo già ad un buon punto perché siamo davvero davvero arrivati molto presto rispetto a tanti altri. Quindi mi raccomando, continuate a seguire questo format perché nei prossimi video usciranno sicuramente dei nuovi progetti nei quali dovremo andare ad interagire. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un bel commento di quello che vorreste sentire, lasciate un bel like, iscrivetevi e mi raccomando, per seguire questo format accendete la campanella.